Ma per il lungo cammino del nostro pianeta bisogna imparare a prenderci cura un po' di tutta la vita che ci circonda, anche di quegli esseri che magari non sappiamo neanche che esistono. E ci sono delle persone speciali che lo fanno nei luoghi più sperduti e lontani del mondo. Come l'ospite che vi vado a presentare, è una giovane ragazza, una biologa, che da anni è diventata una sorta, praticamente potremmo dire, anzi, a suo tempo ha iniziato diventando una sorta di Mowgli, vivendo un'esperienza davvero unica nel suo genere. Però prima di farla entrare, ve la voglio anticipare con questo video. Il nostro amico la lumaca Dobò non è il più grande esemplare che potete trovare, però comunque è gigante, e questa lumaca esiste soltanto nelle isole di San Tomé e di Principe. Era molto abbondante nelle isole, però rapidamente ha cominciato a diminuire, e questa storia servirà ad esempio per promuovere l'importanza del proteggere il parco naturale Dobò e le specie che esistono soltanto là. L'accogliamo, è stato difficilissimo catturarla perché lei è sempre in giro per il mondo e vive buona parte della sua vita in Africa. Martina Panisi. Ciao Martina, prego accomodati. Allora, sono molto felice di averti qua, e te lo dico non perché sono di parte, ma perché siccome sono mesi che stiamo seguendo il tuo lavoro e ti stiamo cercando, mi ha fatto piacere averti ospite, perché tu sei, quanti anni hai? Adesso 26. Beh, adesso 26, quindi sei giovanissima, sei molto carina, sei una biologa e ti sei andata a impegnare in un posto che la gente non sa nemmeno che esista. Questo stato, perché è un piccolo stato, che noi facciamo vedere nella mappa, lo chiedo alla regia, mi spieghi dov'è, com'è fatto. Guardatelo un po', abbiamo tutto il mondo, ci avviciniamo all'Africa, di fronte al Gabon e al Camerun. Sao Tomé e Principe, è un mini stato. Sì. Sono due isole. Una principale, qual è? San Tomé la principale? E Principe? E Principe è l'altra isola. Ma microscopica. Ah, sì, ha 9.000 abitanti. Ah, lui non è proprio microscopica, sì. Però insomma è piccola, se pensiamo che è uno stato autonomo. Sì, e sono proprio praticamente sulla linea dell'Equatore. E anche io non sapevo che esistesse fino a quando sono partita per andare là. Allora, e ho scoperto un altro mondo. Sì. Preferisci che ti chiami Martina o Marta? No, ecco. Come? Anche questa cosa è come vuoi, dice, è che quando sono arrivata là mi hanno dato un altro nome, perché tutti là hanno un secondo nome e poi non si capisce più qual è quello vero o quello che ti danno, però è lo stesso. Marta, ti chiamo Marta, lì ti chiamano sì. Marta. Sì, sì, sì. Anche a me piace Marta. Allora, tu ormai sei stata quasi adottata in sì. questo piccolo stato, perché sei andata lì come biologa, e voglio dire che Marta ha vinto il premio Terre des Femmes, un premio molto importante di una fondazione internazionale che ogni anno viene assegnato a quelle donne che hanno fatto qualcosa di importante per l'ambiente. Hai vinto 10.000 euro e insieme alla ONG con cui lavori hai utilizzato o li utilizzerai per mandare avanti il tuo progetto. Un progetto dedicato veramente all'ultimo degli ultimi, e qui siamo alla televisione della CEI, no? Gli ultimi degli ultimi sono gli esseri umani di cui non si occupa nessuno, ma esistono anche gli ultimi degli animali, perché sono quegli animali che proprio neanche conosciamo, in questo caso le lumache giganti. Infatti. Com'è nata questa cosa? Beh, è nata dal fatto che per me esisteva l'urgenza di fare qualcosa anche per quegli esseri che non erano così notati, più sì. piccolini. E quindi il fatto che ci sia tutto questo entusiasmo e ci siano persone che adesso si fidano di quello che stiamo facendo, e per esempio quel premio è super entusiasmante per me, perché c'è qualcuno che crede veramente in noi. E la ONG di cui stavi parlando, che si chiama Lisei, anche lei è italiana,
In realtà è già là da 33 anni e si occupa dei diritti delle persone, della salvaguardia alimentare e anche della tutela ambientale. E quindi il fatto che siamo insieme, che collaboriamo insieme, anche aiuta, perché le persone hanno già un rapporto di fiducia che è molto antico. E adesso quando arriviamo a qualsiasi tipo di comunità nuova ci accolgono già con un sorriso, pronti a scoprire cos'è questo piccolo gigante. Allora, questo piccolo gigante io non lo conoscevo, perché dovete capire che è questa lumaca appunto molto più grande. Tu hai portato un guscio allora, di una lumaca? Allora sì, ho qua il mio sacco magico. Hai portato proprio... Abbiamo. Sei arrivata oggi, da dove sei arrivata? Dal Portogallo. Dal Portogallo, è arrivata praticamente un'ora fa qua. Sì, ho colto l'occasione di poter parlare, soprattutto sono emozionata per poterti conoscere, per stare qua e poter parlare di questi giganti. Ma brava, ma bravissima! No, grazie, veramente. Approfittiamone, sì. Dai! Allora, vedere. La faccio conoscere, l'avete visto nel video, sì. Però ecco. Eccola qua. Questa è la lumaca d'Obo. Quindi questa lumaca vive soltanto in queste due mini isole. Esatto. In tutto il mondo vive soltanto lì. Ci sono molte specie della stessa famiglia, sì. Di lumaca gigante nell'Africa continentale, però questa nello specifico vive soltanto a San Tomé e a Principe e nella foresta nativa, che è quella foresta dove le persone ancora non hanno modificato niente. Sì. E la sua particolarità è che in poche decine di anni ha cominciato a scomparire molto rapidamente. Quindi quando sono andata là per la prima volta abbiamo notato, anche con la guida e le altre persone che mi aiutavano, che le persone si preoccupavano e capivano ma perché sta scomparendo, mentre i bambini già non la conoscevano più. Certo. E invece riconoscevano soltanto quest'altra. Una nana, cioè sempre grande, ma comunque molto più piccola rispetto. Sì. Anche lei bella, però che viene dal continente e che sta agendo per fare in modo che questa... Cioè, non di proposito, però ha un effetto competitivo, nel senso che quando arriva questa scompare. Quindi quella più grande in realtà è più debole rispetto a quella più piccola, che è più comune, sì. È corretto? Sì. Perché questa, perché uno dice vabbè dai, ma tutto questo racconto per una lumaca in fondo, no? Non è una tigre. Sì. Perché è così importante invece tentare di proteggere questa lumaca gigante? Perché... tutti gli esseri viventi sono importanti, però dobbiamo anche riconoscere il valore di quelli che sono meno notati. Cioè, quando usiamo la storia di questa lumaca gigante, essendo appunto un invertebrato, però così di questo molto bello, le persone si incuriosiscono e cercano di capire perché una lumaca è importante. Anche lei ha il suo ruolo nella natura, come tutti gli altri. E quindi usiamo la sua storia per poter divulgare l'importanza del proteggere la foresta e di tutte le altre specie che vivono soltanto là, in quel posto, e che vanno salvate adesso. Allora Martina, tu hai detto che gli adulti la conoscono questa lumaca e si preoccupano perché purtroppo non ne vedono quasi più. Sì. Mentre hai anche detto, invece pensa che i bambini lì non le hanno mai viste. Allora noi lavoriamo per far sì che i bambini conoscano queste lumache, ne capiscano il valore e magari facciano qualcosa per proteggerle. Guardate in che modo lavorano. Allora Marta va nelle scuole, insegna nelle classi a questi bambini. Che lingua parli? Portoghese? Sì, perché... infatti scusatemi se ho volto dei termini un po' strani. Perché ormai sei diventata confondo. Portoghese, perché in queste isole si continua a essere italiana, no, però anche un po' portoghese, sì. Anche un po' santomense, dipende dal posto. Quante in cui sono. Quante lingue parli, scusami? No, cioè abbastanza normalmente italiano, portoghese, inglese e spagnolo. Però abbastanza normalmente, insomma, quattro lingue, tranquilla, beata no, te. Però non ne parlo nessuna benissimo, perché italiano a volte ho delle parole strane. Vabbè, ma non ci interessa. Allora, con i bambini porti avanti questo messaggio, però ancora non mi hai detto in che modo voi tentate di salvare queste lumache.
Ok, allora in questa specie nello specifico abbiamo appena costruito un centro di conservazione e dove la specie è studiata perché non sappiamo niente sulla sua ecologia, sì. Per esempio quanto tempo ci mette a crescere, eccetera. E poi coinvolgendo però anche le persone che vivono intorno alla foresta, per esempio alcune donne stanno producendo dei prodotti da vendere ai turisti, il quale ricavato poi serve anche per finanziare la persona che lavora nel centro e che misura le lumache tutti i giorni, oppure andiamo nella foresta a cercarle per vedere in che posti esistono, dove stanno scomparendo. Quindi state proprio studiando questo animale, lo state studiando profondamente. Sì. Adesso vi dico una cosa, questa ragazza, quanti anni hai che sei lì, che lavori lì? Sono andata la prima volta nel 2017. Vabbè, non mi fare i calcoli, tre anni sono fa. Tre anni, ha soltanto 26 anni, quindi a 23 anni è andata in questo posto sperduto in Africa ed è andata vivendo, come dicevo prima, un po' come Mowgli, perché non sapeva dove andare, cosa fare. È vero che hai vissuto dormendo in una tenda? Cos'è sì. successo all'inizio? Ma la prima volta che sono arrivata è stato incredibile, cioè per me ero arrivata come se fossi finalmente nel paradiso, perché era pieno di specie uniche, però è stato anche super difficile, tipo tutte le notti per il primo mese ci alzavamo nella foresta in tenda a cercare le lumache, durante 2 settimane non abbiamo trovato nessuno, all'inizio della terza settimana abbiamo cominciato a trovarle e lì una super gioia, però i momenti difficili c'erano sempre, per esempio una volta, che è stata la mia prima notte nella foresta, ha cominciato a piovere torrenzialmente. Quando sono arrivata alla tenda era crollata dalla pioggia. Non c'era nessun posto dove potermi riparare e ho dovuto stare tutta la notte rannicchiata sotto la pioggia al buio nella foresta fino a... Come, i tuoi genitori come hanno visto questa cosa, no? Che sei partita, sei andata a vivere nella foresta, no? Come l'hanno vista? Normale? Ma i miei genitori fin dall'inizio mi incitavano sempre a fare quello che sentivo dentro. E sapevano che l'unico modo perché io fossi felice era quello, cioè l'unica cosa che dovevo fare era andare a fare qualcosa per quegli animali che pensavo meritassero di più. Come si chiamano i tuoi genitori? Lorella e Tiziano. Lorella e Tiziano, complimenti, perché Marta ha una luce negli occhi davvero speciale. Allora, io adesso ti ringrazio, spero di rimanere in contatto con te quando sì. tornerai a San Tommè Principe, ci sì. mandi anche magari dei videomessaggi, dai, va bene. Così non ci perdiamo, sì. entri a far parte della nostra community Mi e ci racconti i progressi che fate, la vostra associazione e tutte queste cose, davvero? Sì. Grazie mille. Me lo prometti? Sì, sì. Ok, promesso. Grazie. Allora, Marta Panisi ormai fa parte del gruppo. E abbiamo...